Noi pensiamo che sia necessario avviare una fase non di salvataggio, ma assolutamente una fase di rilancio della nostra compagnia di bandiera, per due ordini di motivi. Uno, perché riteniamo che ci sia lo spazio industriale nel nostro paese, visto e considerato che siamo tra i mercati del trasporto aereo più ricchi al mondo. L'anno scorso abbiamo trasportato 185 milioni di passeggeri. Consideri che nel 2030 sono previsti circa 300 milioni di passeggeri nel nostro paese, quindi riteniamo che sia assolutamente necessario predisporre un progetto di rilancio per la compagnia, per la nostra compagnia di bandiera, perché vorremmo che dal progetto Alitalia riparta un progetto di rilancio sistemico per tutto il trasporto aereo. Consideri che ad oggi su 185 milioni circa 30 milioni di passeggeri sono trasportati dalle compagnie aeree italiane. In assenza di un progetto di rilancio di Alitalia saremmo ancora di più marginali rispetto al nostro ricco business del trasporto aereo. Inoltre rischiamo che la mobilità aerea del nostro paese venga decisa in altri paesi, mi riferisco in particolare all'Irlanda, considerato il fatto che oggi Ryanair e EasyJet trasportano nel nostro paese quasi 60 milioni di passeggeri. Quindi è assolutamente necessario che il governo predisponga un progetto di rilancio della nostra compagnia, perché in assenza di questo noi perderemo l'ennesimo asset, diciamo, produttivo del nostro paese. Ecco, l'Italia è la punta dell'iceberg, è la cosa che vedono di più, ma in realtà il comparto aeroportuale è in sofferenza da tempo. Penso all'Italia Maintenance System, quindi alla gestione dei motori, ma penso anche al catering, penso anche a tutto l'indotto che da troppo tempo vede aziende in difficoltà. Su questo, quali prospettive possono esserci? Anche qui noi è da tempo che chiediamo ai governi precedenti e adesso al governo attuale l'apertura di un tavolo di sistema. Il 20 e il 21 marzo si è svolta la conferenza programmatica del trasporto aereo, un evento sicuramente importante, epocale per certi versi. Riteniamo che però quel tavolo debba continuare ad avere, cioè bisogna dare gambe a quel tavolo, insediando un tavolo al Ministero che si occupi in termini sistemici del trasporto aereo. Alitalia è sicuramente un pezzo importante, ma intorno ad Alitalia vanno sviluppati tutta una serie di progetti che passino uno per il polo manutentivo, c'è tutto lo spazio per sviluppare nel nostro paese un piano sulle manutenzioni che possa sostanzialmente coinvolgere i lavoratori che oggi sono espulsi dal ciclo produttivo, ma soprattutto possa dare una prospettiva industriale sia per quel che riguarda, diciamo, le manutenzioni, quindi il settore manutentivo, ma penso anche agli altri settori che lei citava, mi riferisco al catering, mi riferisco all'handling, quindi è necessario assolutamente che il governo apra un tavolo, diciamo, di sistema rispetto alle questioni di cui parlavamo prima, insomma.